Non c'è da stare allegri per quanto prospettato dal piano di riordino ospedaliero sulle sorti del nosocomio tranese. Per questo motivo si sono riuniti presso il salone del presidio ospedaliero di Trani per dibattere insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, insieme ai lavoratori della sanità del presidio ospedaliero di Trani. Hanno accolto l'invito il sindaco di Trani Gigi Di Serbato, che ha riportato pubblicamente quanto emerso dalla conferenza dei sindaci nei giorni scorsi, a cui era presente il direttore generale Giovanni Gorgoni. Il direttore generale ha rappresentato la situazione complessiva dell'ospedale. Lui ha detto chiaramente: allora, noi dobbiamo procedere a questa riorganizzazione, e questa riorganizzazione si rende necessaria perché l'ematologia è uno dei reparti, io vi dico come è stato detto, uno dei peggiori di Puglia. Testuale parola. L'urologia fa quello che può, ma l'urologia, diciamo, si spinge anche un tantino oltre. La chirurgia e l'ortopedia fanno degli interventi, ma questi interventi sono numericamente inferiori rispetto all'ospedale di Vicenza, per cui il piccolo viene, diciamo, accorpato dal grande. Io avevo anche parlato della situazione dell'ospedale, del vecchio pronto soccorso, perché vedete, quei lavori del vecchio pronto soccorso che durano da non so quanti anni, ovviamente vogliono portare il sottoscritto, neo sindaco, a chiedere chiarezza, perché aveva una struttura adeguata, io ricordo veramente dei locali già confortevoli che potevano essere migliorati e che poi invece sono stati bloccati da questi lavori. Noi abbiamo una piccola Salerno Reggio Calabria, cioè abbiamo qui questi lavori. Quando io ho rappresentato, il direttore generale mi ha detto con molta fermezza che anche sul punto loro sono tranquillissimi, perché la ASL BAT ha iniziato un contenzioso con l'impresa. Dobbiamo riconoscere comunque al direttore generale in alcuni momenti di essere stato il nostro unico interlocutore. Ma oggi la questione, secondo me, è una questione assolutamente sanitaria, assolutamente di politiche sindacali, quindi vostre, nella vostra giurisdizione, di riorganizzazione dell'attività della ASL e inevitabilmente del nosocomio della cittadina. Perché se non fosse stato per quel provvedimento, probabilmente Trani, la situazione del nosocomio di Trani rimaneva così com'è. Presenti all'assemblea sindacale alcuni volontari della FIDAS e pochi rappresentanti politici. Per l'IDV Acquaviva, i consiglieri della lista Uniti per Ferrante, Cognetti, Laurora e lo stesso Fabrizio Ferrante, che ha ribadito ciò che è venuto fuori dall'incontro. Che la città non risponde assolutamente. Oggi nella riunione dei sindacati la città era assente, erano assenti i medici, erano assenti le forze politiche. Praticamente l'ospedale sembra essere un problema d'appannaggio degli addetti ai lavori, dei sindacalisti, come se l'utenza sanitaria non fosse un problema dell'intera collettività. Oggi viene decretata praticamente la morte dell'ospedale di Trani, noi puntiamo l'indice contro quei consiglieri regionali che avrebbero potuto fare qualcosa materialmente, cioè sarebbe bastato che i consiglieri della BAT avessero cominciato a votare contro la giunta Vendola, mi riferisco a quelli della maggioranza, Pastore, Caracciolo e Mennea, e probabilmente il segnale sarebbe stato forte e qualche conseguenza positiva ci sarebbe stata per l'ospedale di Trani. Oggi invece assistiamo praticamente inermi rispetto a queste scelte di chiusura. Oggi nel nostro piccolo a Trani assistiamo a queste scelte volute anche con la complicità di personale medico completamente supino e acquiescente nei confronti delle scelte dei vari direttori generali nel corso di questi anni. Abbiamo gente che è diventata primaria da una notte all'altra, i propri reparti non ci sono più, però loro sono primari, percepiscono stipendi da primari e al diavolo la collettività tranese. Con l'amministrazione abbiamo deciso noi come organizzazioni sindacali di scendere sul piede di guerra e far capire che non è questo il modo giusto per ridurre le spese. Queste le parole di Cosimo Nenna, referente della CGL per le organizzazioni sindacali. Nel frattempo noi siamo sul piede di guerra qui nell'ospedale con le nostre azioni di tipo sindacale a far capire comunque all'amministrazione comunale che non è questo il modo giusto per ridurre le spese, ma che comunque si fa un'attività passiva non indifferente. È su questo che noi siamo pronti a lottare insieme all'amministrazione e probabilmente già a distanza di una settimana ci sarà una dimostrazione qui vicino all'ospedale dove alla testa il sindaco sarà presente, perché comunque dobbiamo dimostrare che la città non è ferma a far raggiungere questa mannaia che comunque vengono, tagliano e se ne vanno.